Il ridotto crescimento fetale è quella condizione in cui il peso fetale stimato attraverso un'ecografia è inferiore al decimo percentile rispetto alle curve di accrescimento che vengono normalmente adottate. Con questo termine si intende quella condizione in cui il feto non sia in grado di raggiungere il potenziale di accrescimento per cui era geneticamente predisposto. Si parla di ridotto accrescimento fetale tutte le volte in cui, come dicevamo prima, il feto non è in grado di raggiungere l'obiettivo di accrescimento geneticamente predisposto. Dobbiamo distinguere due categorie. I feti che sono fenoticamente piccoli o più comunicamente costituzionalmente piccoli, è una piccola categoria, riguarda il 5-15%, sono quei feti che per motivi di caratteristiche eredofamiliari, ad esempio appartengono ad una famiglia in cui la mamma e il papà sono piccoli ma non hanno alcuna problematica, quindi non dobbiamo preoccuparci particolarmente per la loro crescita. Abbiamo invece un'altra categoria che è rappresentata da quei feti che non sono in grado di esprimere il potenziale di accrescimento per due problematiche. Per problemi intrinseci al feto, ovvero quando ci sono delle patologie cromosomiche, delle sindrome genetiche, piuttosto che non delle infezioni, piuttosto che delle malformazioni. E anche questo è un gruppo piccolo, riguarda il 5-15% dei feti. La restante percentuale di ridotto crescimento fetale, cioè circa il 60%, è invece rappresentata da quei feti che non sono in grado di raggiungere il peso predeterminato a causa di fattori ambientali, soprattutto placentari. Questo è un gruppo importante in cui il ginecologo deve prestare attenzione, perché il riconoscimento e il monitoraggio di questi feti consente di ridurre la possibile morbilità e mortalità che qualche volta incontriamo in queste gravidanze. Il ridotto accrescimento fetale si valuta attraverso una serie di step diagnostici che poi vedremo essere anche terapeutici. Come prima cosa dovremo valutare che la datazione della gravidanza sia corretta, e per fare questo noi dovremo affrontare un'accurata anamnesi della paziente, valutando in particolare la storia mestruale, proprio per essere certi che l'epoca di gestazione che noi abbiamo attribuito sia corretta, e ancora più importante valutare in modo retrospettivo la corrispondenza tra l'epoca gestazionale che è stata attribuita sulla base dell'ultima mestruazione con i controlli ecografici che la paziente ha effettuato nel corso del primo trimestre. La seconda cosa importante è escludere che il feto possa avere una patologia cromosomica. Nel caso la paziente abbia effettuato nel corso del primo trimestre delle indagini invasive o non invasive, possiamo ritenerci sufficientemente tranquilli. Qualora queste non siano state effettuate, allora dovremo provvedere con un controllo ecografico accurato, mirato soprattutto alla ricerca di quei marcatori che possano far sorgere il sospetto di una patologia cromosomica. Se il sospetto c'è, allora dovremo, con consenso della paziente, effettuare una diagnostica invasiva finalizzata a raccogliere il materiale biologico del feto, che può essere liquido amniotico, millicoriali, sangue, da consegnare al laboratorio per un'indagine genetica. Allo stesso modo dovremo escludere delle infezioni, anche questo si fa molto più semplicemente con un prelievo di sangue alla mamma per valutare la presenza di antigeni e anticorpi che possano rappresentare il passaggio di virus o di batteri. Sempre rimanendo sulla mamma, è essenziale escludere o confermare la presenza di patologie materne, quali le patologie ipertensive, complicanze ipertensive o precedenti alla gravidanza o insorte in gravidanza, le cardiopatie, le malattie autoimmuni, alcune patologie, quasi le nefropatie piuttosto che non il diabete preconcezionale, che sono associate a un ridotto accrescimento fetale. Sicuramente un aspetto diagnostico fondamentale è rappresentato dall'ecografia. L'ecografia ci consente di misurare con precisione i diversi distretti
del feto e quindi confermare come sono le sue misure rispetto a quello che noi ci aspettiamo per l'epoca di gestazione, potremo studiare con molta attenzione l'anatomia del feto e in casi particolari come quando l'iposviluppo o ridotto crescimento fetale si verifica in epoche gestazionali molto basse, 20-24 settimane, dovremo prestare una particolare attenzione a alcuni organi nobili tipo il cuore e il cervello con degli esami più approfonditi come l'ecocardiografia o la neurosonografia. Allo stesso modo l'ecografia ci consente di valutare la velocimetria Doppler. Che cos'è? È uno studio che attraverso un'ecografia tradizionale ci consente di studiare la velocità del sangue attraverso i vasi materni o fetali. In particolare attraverso lo studio dell'arteria uterina potremo avere un'informazione sul passaggio, sulle caratteristiche del sangue che arriva all'utero e alla placenta attraverso le arterie uterine. Attraverso lo studio invece dell'arteria del cordone ombelicale avremo informazioni sugli scambi che avvengono tra il feto e la placenta e attraverso lo studio delle arterie cerebrali o del dotto venoso potremo avere informazioni sulla ridistribuzione del sangue all'interno del corpo del feto. Queste, come vedremo, sono delle tappe molto importanti per capire di che tipo di iposviluppo stiamo parlando e ci serviranno poi nel management, nel controllo e nelle scelte terapeutiche successive. Per tutte quelle mamme a cui sia stato diagnosticato un sospetto di ridotto accrescimento fetale, è importante che si rivolgano in una struttura specializzata dove possano venire messi in atto tutte quelle metodiche diagnostiche e terapeutiche che abbiamo prima elencato. In policlinico, in particolare in Mangiagalli, sono da tempo presenti dei percorsi dedicati per questo tipo di patologie che possono essere effettuati sia con un percorso ambulatoriale che con un ricovero nei casi più severi nei reparti di patologia della gravidanza.